Prima di iniziare questo video vi voglio chiedere una cosa velocissima. Andate sul vostro shop di Fortnite, cliccate su supporto creatore, scrivete OctiPFI e poi cliccate su accetta. Io sono uno dei creatori approvati, quindi per favore fatelo. A voi non costa nulla, non ci perdete nulla, né V-Bucks né niente, invece per me è una grande mano. E soprattutto fatelo fare anche ai vostri amici super shopponi che si compreranno sicuramente la skin morta fiamma e frammento oscuro. Ciao a tutti, sono Octi di Pura Fibra Italiana e in questo video parleremo del perché certe armi di Fortnite sono state rimosse. Prima di iniziare il video vi voglio informare che all'interno del video c'è un lama nascosto, voi dovete trovarlo e scrivermi nei commenti se l'avete trovato oppure no. Inoltre voglio informare che è uscito il video sul torneo ITF e siccome non penso che tanti l'abbiano visto dovete andarlo a vedere assolutamente per capire come continuare per partecipare al torneo ITF. Detto ciò andiamo al video. Ogni gioco ha bisogno dei suoi bilanciamenti e la Epic Games che ha creato Fortnite lo sa bene. Infatti stanno costantemente a nerfare e a potenziare le armi, oltre che ad aggiungerne sempre di nuove e sorprendenti. Comunque, qualche volta sono anche costretti a rimuovere delle armi per qualsiasi misteriosa ragione. E noi sappiamo che la Epic Games ci dice le bugie sulle vere ragioni per cui queste armi sono state rimosse. La Thompson. Non volevo crederci quando la Epic Games ha deciso di togliere la Drum Gun nella patch 5.40 di Fortnite. Tutti la adoravano. Era bella da vedere, faceva un rumore fighissimo ed era anche fortissima. Uno youtuber inglese chiamato VickyStar123 fece una challenge per ottenere una vittoria con solo la Thompson e indovinate un po', vinse. Come potete vedere dal gameplay alle mie spalle è ovvio il perché di quest'arma sia stata rimossa. Era potentissima a media corta distanza facendo molti più danni di una mitraglietta e avendo ben 50 colpi nel caricatore, che non è sicuramente ciò che intendeva ottenere la Epic Games. Essi volevano infatti semplicemente fare un fucile d'assalto con meno danni ma con più munizioni e non invece l'arma più forte da corta distanza. Nonostante tutti sappiamo che fosse OP, non è questo il vero motivo per cui l'Epic Game l'ha rimossa, perché bastava nerfarla ancora un po'. Semplicemente il vero motivo è che a quel tempo c'erano 4 tipi diversi di fucile a pompa e al contempo stesso 4 tipi diversi di mitraglietta. E la Drum Gun da sola, che era meno rara di queste altre cose, perché diciamo che era di colore verde e di colore blu, quindi di rarità inferiore ad altre cose presenti nella lista delle 4 mitragliette e 4 fucili a pompa, in ogni caso era anche la più forte di tutte queste 8 cose. E questa cosa non andava bene, quindi l'Epic Games la rimosse. La balestra. Nonostante ora sia tornata e non si sa se rimarrà per sempre oppure no, la balestra era una delle armi più sottovalutate in Fortnite tempo fa. Infatti venne rimossa nella patch 4.0 che introdusse la stagione 4 di Fortnite. L'arma era completamente silenziosa, aveva solo 5 colpi, ma comunque aveva munizioni limitate. Si poteva sparare solo un colpo alla volta ed era lentissima a sparare rispetto a come è adesso. Inoltre aveva un mirino diverso. La balestra che vediamo invece adesso non ha quel mirino lì ed è molto più veloce a sparare. Nonostante queste cose, al tempo era un'arma silenziosissima. E analizzando i due principali motivi per cui la Epic Games potrebbe rimuovere le armi, ossia che o sono troppo forti o che sono troppo scarse tanto che nessuno le usa, ci potrebbe venire da pensare che la balestra sia stata rimossa perché è troppo scarsa. E invece no. La balestra venne rimossa perché aveva uno stile di gioco molto silenzioso, molto stealth, che la Epic Games stava cercando di abolire. E proprio per questo la rimosse. Non si sa perché oggi sia stata rimessa, probabilmente l'Epic Games ha deciso di cambiare un po' i vari stili di gioco e hanno pensato bene che magari la balestra possa ritornare a fare grandi danni. Il jetpack. Il jetpack è qualcosa che nella realtà si deve ancora inventare, tuttavia abbiamo avuto il piacere di giocare su Fortnite con esso. Ed il bello è che chiunque lo aspettava con ansia e dopo un po', diciamo, non si è rivelato proprio come ce lo si aspettava. Questo perché era veramente, veramente forte, anche se a primo impatto non possa sembrare veramente OP. Nelle mani giuste, un sacco di pro player hanno fatto danni assurdi con questi jetpack. Anche se aveva solo un tot di carburante e si surriscaldava velocemente, impedendo di volare a lungo con esso, questo permetteva comunque un sacco di giocate che non si sarebbero potuto fare. Per esempio costruire fortini altissimi senza la paura di cadere, oppure creare scalinate enormi senza aver paura di prendere danno da caduta. Con l'ultimo aggiornamento ormai è possibile aprire il deltaplano in volo quando si è a debita distanza, ma una volta questa cosa non si poteva fare. E quindi il jetpack era fortissimo proprio perché svolgeva questa funzione. Nella patch 4.4 l'Epic Games lo tolse definitivamente, per poi farlo riapparire nella patch 5.10 in modalità a tempo limitato. Le mitragliette. Il fatto che ci fosse una mitraglietta tattica e una normale non aveva senso. Erano troppo uguali e chiaramente le mitragliette non sono mai state pessime.
cioè, venivano usate un sacco anche tempo fa per buttare giù i fortini nemici oppure per far cadere prima gli airdrop dal cielo. Un sacco di youtuber fecero challenge di solo mitragliette per vincere e le vinsero, chiaramente. Non sappiamo come mai l'Epic Games rimosse la prima mitraglietta che c'era nel gioco e neanche la mitraglietta tattica che è stata rimossa non troppo tempo fa. Probabilmente il fatto è che le mitragliette erano troppo simili tra di loro. Infatti, al giorno d'oggi, ogni mitraglietta ha il suo preciso scopo ed è ben distinguibile l'una dall'altra. C'è quella che ha tanti colpi, c'è quella che fa tanto danno e c'era quella che era silenziosa che poi è stata rimossa. Perché? Forse per il gioco silenzioso che non va bene? Forse per reinserire la balestra come arma silenziosa? Chi lo sa questo? La revolver. Nonostante la patch 5.40 avessero rimosso la drum gun, hanno anche tolto la seconda arma preferita di qualsiasi giocatore. La revolver. E se non era la vostra seconda arma preferita, beh, sicuramente deve essere la vostra prima arma preferita. Qui la questione è molto semplice. Nessuno usava quell'arma. Nessuno. Tranne Pazzox. Ma vabbè. Sinceramente sono stato contento. Infatti quell'arma non veniva usata mai, a meno che non capitaste per terra e fosse la prima arma che trovaste, allora solo in quel caso l'avreste usata. Ma altrimenti non l'avreste mai tenuta. Avremmo addirittura preferito tenere le granate appiccicosicce, quelle lì, piuttosto che la revolver. Infatti almeno quelle ti facevano fare delle kill. La revolver al tempo era sicuramente l'arma più schifosa del gioco, anzi l'oggetto raccoglibile più schifoso del gioco. Qualsiasi altra cosa sarebbe stata sicuramente molto più utile. In ogni caso adesso è stata riaggiunta una nuova revolver, chiaramente diversa da quella di prima, chiaramente molto più bella sia esteticamente che dal punto di vista della potenza. La trappola da soffitto e la dynamo a muro. Ora torneremo un sacco indietro nel tempo, fino alla stagione 1, per queste trappole. Non so quanti di voi lo sanno, infatti, ma ai primi tempi di Fortnite c'era un tipo di trappola diverso per muri e per pareti. Tutto questo prima della silenziosa trappola di oggi, che al tempo non c'era. Infatti, prima le trappole usavano l'elettricità per friggere nemici. Tuttavia, queste trappole facevano un rumore assurdo ed erano facilmente individuabili e evitabili. E quindi questo non rientra nel concetto di trappola. Per questo l'Epic Games le rimosse entrambe per far spazio alla trappola danneggiante, che in un colpo solo racchiudeva tutte le caratteristiche delle trappole precedenti, nel senso che potevano essere piazzati sul muro, sulle pareti, su qualsiasi cosa, e al tempo stesso fossero assolutamente silenziosi, quindi trappole. Erano silenziosi, ma letali. Come le scoregge di Luca di Shokugin. Le jump pads. Un altro oggetto della stagione 1 furono i jump pads. I jump pads erano semplicemente degli oggetti che si piazzavano sul pavimento e occupavano tipo un quarto di una casella per fare salti alti nel cielo oppure in lungo in orizzontale, quindi tipo da così a così. Un po' come le recenti trappole salterine che sono state rimosse con l'avvento della stagione 6. Come mai sono state rimosse? Semplice. Stesso motivo delle trappole di prima. Perché avere due oggetti che fanno cose diverse quando puoi avere un solo oggetto che fa la stessa cosa? Infatti hanno inserito la jump pad. Quella che conosciamo tutti, che salti e poi voli. E perché hanno rimosso quelle salterine, diciamo, nella prima della stagione 6? Facile, perché sapevano che avrebbero fatto l'aggiornamento dei deltaplani e che quindi quelle jump pad per saltare giusto un attimo senza prendere danni da caduta non sarebbero servite più a nulla. Granate fumogene. Immagino che nemmeno vi ricordiate di queste granate della loro esistenza, no? Le granate non hanno riscosso un gran successo ed erano usate più per trollare le persone che per aiutarti nei gunfight. Al giorno d'oggi sinceramente le amerei un sacco, proprio perché mi darebbero quei secondi necessari a curarmi nel bel mezzo di un fight. Tuttavia la Epic le rimosse perché tutti le usavano per fare degli scherzi, piuttosto che per giocarle come sarebbero state dovute essere giocate. Oh, a che termini? Secondo me sarebbe bello tornassero, però purtroppo la Epic non so se lo rifarà. Voi fatemi sapere quello che ne pensate nei commenti, se le vorreste giocare o se le avete mai giocate. E l'arma più rara di tutte, lo Zapotron. Sicuramente nessuno quasi di voi ha mai usato quest'arma in battaglia reale, proprio perché è stata dentro il gioco per pochissimo, ma per pochissimo si intende proprio neanche una settimana. Introdotto nella patch 1.63, che era una delle prime, ci sono pochissimi filmati dell'arma in azione. La più famosa delle clip è quello dello youtuber francese Yonix TV, che l'ha trovato all'interno di un airdrop. Quest'arma ti uccideva in un colpo solo, con 193 di danno, senza neanche dover mirare troppo. Il problema era il lungo tempo di caricamento prima del colpo. In ogni caso si poteva trovare solo dentro gli airdrop e aveva munizioni limitatissime, anche quelle che potevano essere trovate solo all'interno dell'airdrop. La Epic però fece subito la rimozione dell'arma, poiché non rientrava nello stile del Battle Royale del tempo. E poiché era un'arma che uccideva con un colpo solo, quindi i giocatori più fortunati avrebbero potuto
ribaltare completamente intere situazioni solo grazie al fatto che hanno avuto fortuna a trovare quell'arma nella chest. Anche oggi ringraziamo la pura più bella Nastron qua, grazie mille per essere iscritti, noi siamo già in 172.000 e cresciamo sempre di più. Commentate con quello che ne pensate voi di queste armi rimosse, quali di queste avete provato e invece quali di queste non siete riusciti mai a provare, ma che avreste voluto provare. Condividete questo video con i vostri amici, lasciate un piace e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!